Queste sono le migliori scarpe ASICS per correre lenti, ma anche eventualmente per tutti gli allenamenti. Ecco, comunque, cosa pensa Davide delle quattro scarpe? Gel Nimbus 25, Gel Nimbus 26, Nova Blast 4 e Gel Cumulus 25, quale sceglierebbe e soprattutto a chi le consiglia? La vestibilità della Cumulus 25 mi è piaciuta molto, soprattutto la zona davanti che in questa stagione invernale è più spessa, mi ha fatto tenere molto al caldo il piede e non mi ha fatto sudare più di tanto. Diciamo che non la consiglierei proprio d'estate perché secondo me il piede suda troppo, però in questa stagione invernale mi è piaciuta tanto, gli darei un 7,5/8. La Nimbus 25 mi è piaciuta tantissimo, la zona dietro nella parte del tallone, perché c'è un bel salottino dietro nella zona della conchiglia e la zona qua molto più morbida ti permette di rilassare un po' tutto il tendine d'Achille quando corri, e gli darei 0,5 punti in più rispetto alla Cumulus 25. Mentre la nuova Nimbus 26 secondo me hanno fatto un passo avanti rispetto alla 25. Mi è piaciuta molto sempre la zona dietro della conchiglia perché è molto, molto spaziosa e anche la linguettina qua dietro è molto morbida, ti lascia rilassata tutta la zona dietro. Mentre davanti l'ho trovata più confortevole rispetto alla 25 perché è leggermente più spaziosa e un po' più morbida e in inverno comunque non mi ha fatto sudare particolarmente il piede, ma mi ha fatto avere una calzata comunque ottima e mi ha fatto rilassare tutta la zona davanti. Nova Blast 24, diciamo che il comfort è un po' meno rispetto alle altre, anche perché è più una scarpa da corse un po' più reattive, un po' più agili, un po' più veloci, però lo stesso mi è piaciuta molto la zona, anche qua in questa scarpa, la zona dietro perché è molto spaziosa, ma anche le due zone qua laterali molto paffute che mi hanno fatto comunque dare morbidezza durante la corsa e non avere problemi sul piede. Voto starei sempre sull'8, non andrei oltre. All'acciatura della Cumulus 25 sinceramente non mi sono trovato benissimo perché non riesco a stringere tanto la zona davanti e con la linguetta tanto paffuta mi dava un po' di fastidio, però comunque tiene ben saldo il piede, anche nella zona dietro non ho avuto problemi, gli darei un 7. Per la Nimbus 25 ho trovato una lacciatura molto bella, soprattutto per questa linguetta tutta unita e molto elastica, che con la zona spaziosa quando allarghi ti permette di infilare dentro bene il piede, e con questi lacci che si tirano ben bene, con questi anellini arancioni, mi sono trovato bene, soprattutto nelle corse lunghe che magari il piede si muove un po' di più verso la fine, mi ha tenuto invece il piede ben fermo e ben saldo come l'avevo messo all'inizio, quindi gli darei un 8,5. La Nimbus 26 invece secondo me è migliorata nella zona dell'allacciatura rispetto alla 25 perché è leggermente più paffuta la linguetta rispetto alla 25, però con questi anellini un po' più larghi ti permette di allacciare meglio rispetto alla 25, quindi gli darei 0,5 punti in più rispetto alla 25. Per la Nova Blast invece è, diciamo, una lacciatura un po' più racing, infatti la linguetta è un po' più povera, non è molto paffuta, l'ho trovata molto, molto comoda anche quando ho fatto dei medi e delle variazioni. Non mi sono piaciuti tanti lacci perché essendo tanto fini, quando magari fai il doppio nodo e stringi tanto ho avuto un po' di difficoltà nello slacciarli perché si erano formati dei micro nodini e ci ho messo un po' di più a slacciarli, però per il resto ha tenuto molto bene durante le corse, sia quelle un po' più lente che quelle un po' più reattive. Per il comfort e la traspirabilità, per la 25 l'ho trovata molto, molto buona, soprattutto in questa stagione invernale, avendo la tomaia un po' più spessa, quindi gli darei un 8,5. Mentre per la Nimbus 25, come traspirabilità, anche questa mi sono trovato bene, starei sull'8, diciamo. Idem per la 26, forse leggermente più traspirante rispetto alla 25, e anche questa, diciamo, starei sull'8. Mentre per la Nova Blast 4 l'ho trovata forse un po' più paffuta rispetto alla 26 anche alle altre scarpe, mi ha fatto sudare un po' di più il piede, però non so se era la giornata magari soleggiata, però diciamo che comunque un 7,5 se lo merita lo stesso.
reattività nella Cumulus 25, diciamo che è una scarpa più per i lenti rigeneranti come la Nimbus 25, comunque abbastanza reattiva, però non andrei sotto i 4,20 al chilometro, secondo me il ritmo giusto è dai 4,30 in su. Stesso discorso per la Nimbus 25, comunque una scarpa da usare il lunedì, dopo magari un weekend di corse, di gare, di allenamenti intensi, o comunque magari durante la settimana dopo il lavoro in pista o qualche medio su strada, una bella scarpa rigenerante come questa ti fa rilassare bene tutto il piede, tutta la muscolatura per essere pronti ai prossimi allenamenti. Gli darei un 8,5. Mentre per la Nimbus 26, secondo me non è più per i lenti rigeneranti come lo era la Nimbus 25, ma la inserirei anche nei lenti, cioè, un po' più reattivi, quindi stiamo sotto i 4,20, ma anche lì non andrei comunque tanto più forte. Però la consiglio magari in quei lenti infrasettimanali di un'oretta così, a ritmi abbastanza allegri ma non esagerati. Mentre per la Nova Blast 4 l'ho trovata molto confortevole, dai ritmi diciamo appena sotto i 4, massimo sui 3,30. La consiglierei in tutti quegli allenamenti, per esempio variazioni, medi variati, lunghi comunque a buon ritmo, perché con questa mescola molto reattiva ti permette di stare sulle gambe a un buon ritmo, però allo stesso tempo ti dà quel comfort che magari una Nimbus 25, che è più cuscinetto, non ti dà, e ti dà quella bella spinta, quella bella reattività che comunque quando bisogna tirare non fa mai male. L'ammortizzazione della Cumulus 25 l'ho trovata leggermente più duretta rispetto a tutte le altre tre, però per i lenti va più che bene, anche per magari qualche lunghetto, per qualche amatore diciamo più principiante. L'ammortizzazione invece della Nimbus 25 l'ho trovata davvero tanto cuscinetto, la paragonerei un po' alla New Balance 1080 come morbidezza, la consiglio sempre per i lenti rigeneranti, non ci farei grandi ritmi, però comunque come ammortizzazione davvero top, andrei sull'8-8,5. Mentre per la Nimbus 26 è più ammortizzata rispetto alla 25, però è più quell'ammortizzazione barra reattività rispetto alla 25, e la userei per i ritmi un po' più elevati, con l'ammortizzazione nella zona dietro che è leggermente più spessita rispetto a questa, e quella reattività in più forse era quella cosa che mancava nella 25 che sono riusciti a fare nella 26. Per la Nova Blast 4 invece l'ammortizzazione è davvero top, soprattutto nella zona dell'avampiede, essendo una scarpa reattiva ti spinge tanto di avampiede, quindi avere quella morbidezza in più davanti è tanta roba, quindi starei su un 8,5-9. Stabilità della Cumulus 25 buona, starei sui 7,5-8, la consiglierei anche ai pronatori leggeri perché comunque non si flette tanto, tiene bene, la zona dietro del tallone è molto spessa, molto dura ma allo stesso tempo reattiva, 7,5-8 è il suo voto giusto. Stabilità della Nimbus 25 direi molto buona, starei sui 7,5-8, anche questa come la Cumulus 25 la consiglio ai leggeri pronatori ma non troppo, perché avendo la mescola interna molto morbida magari dopo un'oretta di corsa il piede tende un po' a cedere, però l'ho trovata molto, molto stabile anche per i corridori neutri con un appoggio neutro. Nimbus 26 anche questa la consiglio sempre ai pronatori leggeri e anche chi ha un appoggio neutro, è una scarpa molto stabile secondo me, e anche con la suola estraibile si può comunque infilare dentro magari dei plantari personalizzati che fanno sempre comodo. La Nova Blast 4 come stabilità forse è quella che pecca un po' di più rispetto alle altre tre, essendo magari un po' più paffuta dietro però morbida davanti, quando spingi tanto ti fa cedere un po' dentro il piede e non ti dà quel senso di stabilità, perché appunto è fatta per i ritmi un po' più sostenuti, quindi non ci farei corse proprio lente rigeneranti perché magari il piede non è proprio stabile. Anche questa la consiglio per i leggeri pronatori o comunque chi c'ha un appoggio neutro, va benissimo, gli darei come voto 6,5-7. Trazione della Cumulus 25 comunque buona, l'ho provata in tanti pezzi di sterrato nel bosco, anche con qualche sasso così, la trazione era molto buona, ha tenuto bene il terreno, diciamo che non ho avuto grandi problemi di instabilità. Per la Nimbus 25, questo periodo invernale con l'asfalto un po' umidiccio,
in qualche curva magari presa un po' forte, non è che era proprio il massimo del grip, mentre nella Nimbus 26 è migliorata tantissimo perché i tacchetti sono un po' più spessi, con una gomma un po' più duretta, e anche in questi periodi invernali mi è piaciuta molto il grip e la spinta che ti dà. Quindi starei per la Cumulus 25 su un 7,5, per la Nimbus 25 starei sull'8, mentre per la Nimbus 26 8,5-9. Per la Nova Blast, usata un po' a ritmi diciamo forti, comunque andanti, questo battistrada molto, molto omogeneo, molto, molto morbido, ma allo stesso tempo con il grip molto duro e molto spesso, mi è piaciuto molto. Ci ho fatto anche delle ripetute in salita su dell'asfalto bagnato, mi sono trovato bene, non ho avuto diciamo nessun problema di grip, ha tenuto molto bene. Starei diciamo come sulla Nimbus 26 intorno all'8,5. Durata per la Cumulus 25, per pesi medi sui 70-75 kg, secondo me 800-900 km li fa senza problemi. Secondo me si consuma un po' la parte centrale dell'avampiede, perché c'è un po' di gomma esposta, però secondo me 800 km li fa senza problemi. Per la Nimbus 25 invece, anche qua secondo me 800 km li fa senza problemi, non la porterei oltre perché secondo me la mescola si consuma un po' prima rispetto al battistrada, però 800 km li fa. Idem per la Nimbus 26, ho avuto un po' di problemi di, secondo me, di rumore, non so, quando appoggiavo di avampiede dava un po' di, faceva un po' di casino la zona davanti, probabilmente per il battistrada un po' grippato. Però anche questa, diciamo, 800 km li tiene senza problemi, mentre la Nova Blast 4 starei massimo su 600 km, anche perché se si usa per i ritmi un po' più elevati magari la mescola si consuma un po' prima, quindi se pesate più o meno sempre sui 70-75 kg, 600 km si possono fare, magari dopo si può usare per qualche chilometro, per qualche lento rigenerante. Ritmi, la Cumulus la userei per quei lenti infrasettimanali dove non devi né andare troppo piano né andare troppo forte, devi semplicemente fare una buona base aerobica, quindi diciamo dai 4,30 in su. Mentre Nimbus 25, come ho detto prima, è la scarpa del lunedì dopo un weekend intenso, è la scarpa perfetta, oppure magari il giorno dopo un allenamento intenso, ma comunque la scarpa che fa il caso vostro quando avete le gambe completamente a pezzi dopo le ripetute. Secondo me il ritmo perfetto è sempre sui 4,30-5, quindi per gli amatori che corrono a questo ritmo potrebbe andare super bene. Mentre la Nimbus 26 come ritmi qualcosina in più rispetto alla 25, l'azzarderei anche a qualche magari lungo fatta 4,10, 4, 3,50. Proprio lenti non la userei, anzi userei la 25 che è un po' più rilassante. Mentre per la Nova Blast 4 come ritmi starei su tutti i ritmi sotto i 4, comunque per un amatore diciamo sui 4,20, 4,30 è il top. A ritmi proprio lenti non la porterei perché ha un appoggio un po' spinto in avampiede che non ti serve quando fai le corse lente, ma anzi ti serve quando fai medi, ripetute, variazioni, tutti questi lavori qua. Come prezzo più o meno tutte e quattro adesso si possono trovare a grandi offerte, tranne la Nimbus 26 e la Nova Blast 4 che sono appena uscite. Ovviamente se fossi un amatore medio consiglierei la Nimbus 25 perché essendo appena uscito il modello nuovo si possono trovare grandi offerte per questa, e anche la Cumulus 25, visto che adesso negli store i prezzi si sono abbassati molto, mentre per queste due se non avete problemi di budget comunque io le consiglierei perché è sempre un modello nuovo con una mescola un po' più nuova, però ovviamente consiglierei i due modelli prima perché si possono trovare grandi offerte soprattutto in questo periodo post feste, che ci sono magari anche qualche saldo aggiuntivo che non fa mai male. Scrivetemi qua sotto se avete domande, dubbi, io e Massi ovviamente vi risponderemo al più presto, e fateci sapere quale altre recensioni dobbiamo fare e se vi piacciono queste recensioni dove confrontiamo le varie scarpe a vari ritmi, magari della stessa marca o di due marche diverse, se avete qualche dubbio di
magari qualche differenza tra due scarpe, quale consigliare oppure quali sono le varie differenze principali. Un saluto, alla prossima, e scrivetemi qua sotto tutto e vi risponderemo al più presto.